corrente, l'elettricità. La voglio rendermi in braccio una musica che chiude il discorso delle affinità. Forte Beethoven, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai. Volevo raccontarvi quello che è successo ieri sera a Campobasso. Con il professore Cedino ci hanno invitati a partecipare ad una riunione toccante organizzata dai reduci del secondo conflitto mondiale. Quel gruppo di persone, alcuni dei quali sono stati anche nei campi di concentramento, sono usciti con un documento a vostro favore. La persona che ha redatto quel documento è un avvocato, l'avvocato Farinacci. Convinti del principio che un uomo che non si interessa alla cosa pubblica non è innocuo, ma inutile, e che in pochi, se non pochissimi, siano in grado di gestire la res pubblica, e che invece tutti sono in grado di giudicarla, affermiamo decisamente che il nostro istituto resta fermo custode del diritto naturale, prima ancora di quello verificato, oltre che ardente lucido di azione difensiva contro tutto ciò che essi e con esse confligge, ancor più se impervicace confligge l'interesse privato. Per tutto ciò noi restiamo soldati in pace, in difesa del territorio, in difesa del paesaggio, in difesa della natura, in difesa di tutto quanto ci vogliono sottrarre da un professore. Ecco allora il motivo della nostra riunione. Con la nostra riunione qualcuno ha detto: ma che c'entra l'istituto del nostro azzurro? Quindi era del dottore Montagno, lei ha soffertato i nazisti, quindi nessuno più di lei ve lo può dire. Una volta soldato, se per giunta si ha subito i dagger dei nazisti, che nel cuore resta sempre la difesa della patria, con la differenza soltanto che il soldato in guerra ha combattuto e combatto con un nemico che sta di fronte, si guardano negli occhi e più valoroso resta quanto soccorre. Noi teniamo un nemico più triste, un nemico più subito, noi teniamo il nemico di chi ci vuole dare l'aria cattiva, l'aria inquinata, perché noi dovremmo morire. Noi dobbiamo lottare con la stessa forza, con la stessa virtù, con lo stesso coraggio con cui abbiamo combattuto i sei campi di battaglia. Ed ecco allora il nostro istituto è il più legittimo di tutti, perché noi siamo tutti soldati in guerra, tutti pronti praticamente a dover combattere per quello che è l'avvenire dei nostri figli, per quello che è la difesa del territorio nostro. Non aggiungo altro, e chiudo cedendo la parola. Non dimentichiamo un dato importante: le minoranze vincono. In regione ci sono poche decine di persone che decidono per 330.000 persone. Qui siete una minoranza, dunque è inutile aspettare le folle oceaniche, le minoranze vincono. Allora, se si suona ci sono 5.000 persone, quanto si canta sono pochi quelli che ci stanno, ma meglio così, l'importante è non mollare. Auguri. Grazie. Come Italia Nostra abbiamo più volte sollecitato la Regione per l'attuazione di un piano paesaggistico ed energetico, cosa che ancora tutt'oggi non c'è. Questo, l'approvazione di un piano paesaggistico ed energetico, renderebbe le cose più facili. Nel senso, come diceva prima Emilio, noi di energia ne
ne produciamo a sufficienza. Pensate che 3 volte il fabbisogno nostro del Molise, quindi non abbiamo bisogno di altre energie se non per questi giri di affari che ci sono attorno. Quindi il piano energetico e il piano paesaggistico per evitare che i nostri crinali, il nostro paesaggio da tutti apprezzato, pochi conoscono il Molise, ma quei pochi che lo conoscono apprezzano la bellezza delle nostre terre. Quindi il paesaggio va salvato assieme alla qualità dell'aria, assieme ai beni culturali, è ricchissimo il Molise. E quindi questo piano energetico, questo piano paesaggistico si rende tanto più urgente se si considera che potrebbe a giorni passare, essere convertito in legge il famoso decreto Blocca Italia, che è un decreto che massacra il territorio. Mentre i governi Letta e Monti avevano impostato un progetto per il risparmio del suolo, il non consumo del suolo, questo decreto lascia le porte aperte alla cementificazione selvaggia. Non solo, ma vengono meno, in nome di una falsa alleggerimento della burocrazia, della semplificazione, lascia le porte aperte a un'aggressione sconfinata del territorio. Quindi noi ancora una volta lanceremo un appello scritto alla Regione Molise affinché si decida ad approvare subito, se non l'ha già istruito, ad istruirlo immediatamente, magari con la collaborazione delle associazioni ambientaliste che conoscono il territorio e non solo con l'opera di una persona che magari neanche conosce le nostre persone. Quindi il nostro impegno di Italia Nostra, che è per l'ambiente, per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio, è quello appunto di sollecitare fino alla noia questa regione, questo governo regionale, perché attui immediatamente il piano energetico e paesaggio. Questo signore qui l'abbiamo conosciuto, io sono anziano, 33 anni fa al paleolitico di Isernia. Noi con mia moglie abbiamo preso 3 pullman e abbiamo portato gli alunni al paleolitico, perché il paleolitico, la cultura, fanno volare qualsiasi regione. Il paleolitico ce lo invidiano. E abbiamo trovato questo signore che faceva lì, accudiva il paleolitico e ha accudito anche i nostri 150 alunni. Allora state attenti, se 33 anni fa noi davamo mezzo euro, cioè mezza 50 lire, perché allora c'erano ancora le lire, Isernia poteva volare con i soldi suoi, cioè senza andare a chiedere al governo, bene, con i propri... con le proprie risorse, questa è una risorsa, il paleolitico è una risorsa, l'archeologo è una risorsa, noi non abbiamo bisogno di andare a chiedere soldi con la fascia, come hanno fatto anche i sindaci molisani quando dice che è successo il terremoto, no, dice soldi, che vergogna. A San Giuliano sono diventati un po' stupidi con i soldi. Invece la ricchezza di chi lavora, la ricchezza del paleolitico, questo signore poi ha accudito tutti gli anni quelli che andavano, solo che lì non si paga. Ed è una cattiveria. Allora guardate quella carta, quella la regione la conosce, il funzionario che deve dire no, sì, le regole sì, no, loro le conoscono. Quello è come... stare in Arabia, noi stiamo su petrolio bianco, il petrolio bianco è come il paleolitico, ci potrebbe dare risorse da stare 300.000 persone, da stare come stanno in Trentino o in Val d'Aosta. Perché ci vogliono tenere, come diceva il dottore Frenza, sotto, togliendoci quello che abbiamo,
Cioè loro ci uccidono l'acqua e ci regalano il mostro. Questo è un mostro, quello sì. Uccide. È fatto bene Emilio a mettere le croci. Uccide i bambini, uccide quelli deboli, ma uccide anche quelli più grandi, perché le polveri sottili, quelli che sanno, anche premi Nobel, dicono che non si riescono, anche con le ultime centrali, con le ultime generazioni, non si riescono ad acchiappare. Quindi vanno a finire qua e poi vanno a finire al cimitero insieme a noi. Ma noi ce l'abbiamo la ricchezza, lì è tutta acqua. E chi ci vuole a vendere l'acqua con i tempi che corrono? Quindi siamo la regione più ricca di petrolio bianco e pensate che fanno questi nostri amministratori, tutti, quelli che sono passati e quelli attuali. Danno al Basso Molise la cloaca di Guardialfiera. Voi andate a Guardialfiera, le pecore non bevono l'acqua, ma Termoli, Puglionesi, Vetacciate, tutti quei paesi che stanno sotto la riga bevono le cloache del Molise. Sapete perché? Perché molti di quei paesi che stanno sul Biferno non hanno il depuratore a norma. Allora, il nostro governatore, quando parla di regole, rispetto delle regole, le regole deve rispettare prima lui, perché noi l'abbiamo mandato lì per fare del bene. Allora, quando dice che gli ambientalisti sono stupidi, ha ragione, perché con tutto il rispetto di Italia Nostra, di Campobasso, gli ambientalisti molisani, da 33 anni, questo è un ambientalista, ma Legambiente non lo è. Legambiente prende i soldi per fregarci, per fare cose stupide. Oggi c'è un articolo sulla Gazzetta dove un dardo, un Cufari, dice che Legambiente ha preso i soldi per fare uno studio, per far venire i camper, cioè per studiare dove mettere i camper in Molise. Ma i camperisti, se vogliono venire, lo sanno dove andare, qui non c'è bisogno di dare i soldi agli ambientalisti. Allora, io darei 23.000 euro, 30.000 a questo ragazzo, perché questo li fa crescere. Ma prima di dire che hanno costruito il ponte a Campolieto sulla Frana, noi ci siamo procurati i documenti. Bene, sapete chi è rimasto a combattere lì? Un solo individuo e gli insegnanti di geografia. Italia Nostra si è ritirata, quella di Campobasso, quella di Isernia non si è neanche presentata alla procura, Legambiente si è ritirata alla procura, è uscita, il CAI sono usciti, c'era la LIPU, sono usciti, andate a vedere, sono quelli che prendono i soldi dalla regione, porco di Giuda, ma allora chi ci deve difendere? Allora Frattura non ci difende e dice che bisogna rispettare le regole, le associazioni culturali, territoriali ci fregano. La mamma di questo signore è stata mia alunna, Carmelina Serio, era stimata da tutti i professori ed è lei che si è inventata l'ovasi, è lei che ha cominciato a darsi da fare per far fruttare la montagna. La montagna è ricchezza. Bene, gli altri sulla ricchezza vanno a prendere i soldi dall'assessore di turno. Prima ho sentito dell'archeologia qui della sovrintendenza. Dove stai? Vieni qua. Noi siamo andati alla sovrintendenza, abbiamo chiesto, il dottor Famiglietti è ammalato, non c'è, perché è con voi, è con il territorio, almeno per quanto riguarda tratturi eccetera, qui c'è il trattore. E c'era la sostituta ha detto, la mattina ha detto, l'archeologo c'è già, se l'è scelto l'azienda. E purtroppo, siccome l'azienda paga, noi abbiamo dato il beneplacito, perché la sovrintendenza, avendo pochi soldi, non può fare spese. Ora, state attenti, questa cosa è terribile. Cioè l'impresa, mica si va a scegliere quello che gli dice, sta buono che ho trovato il fossile del bambino che veniva dalla Bulgaria. Quello è pagato e fa i fatti suoi. Noi non lo sappiamo, però... Quando uno è pagato, io quando andavo a scuola facevo quello che mi diceva il preside, dice fai il programma, vieni a scuola puntuale, cioè fai quello che dice il superiore. Qui c'era un superiore, ha detto guarda, facci scavare e hanno scavato. Ma se ci fosse stato uno, penso come lei, adesso lei due cose ce le dirà, domani chi vuole sentirà questi giovani e quelli che sanno. Questa è tutta ricchezza. Qui avete ricchezza, ogni paese, quei 300, 400, 500 abitanti potrebbero essere super ricchi,
solo col suolo che gli ha lasciato il nonno, il bisnonno e così via. Cioè invece di spendere i soldi per il ponte tibetano nostri, potremmo dare quei soldi alle guide, cioè ai giovani. Domani avremo una guida che ci spiega tutte le meraviglie di questa terra. Ora Sepino è andato, l'archeologo ha detto qui c'è una tegola romana, stop. Monte Cilfone, qui c'è un tratturo, stop. Allora qui c'è il tratturo, ce ne abbiamo di meraviglie, c'è il Colosseo. Quindi se questo signor Famiglietti torna, io penso che questo signor Frattura se ne deve andare. Voi in delegazione andate alla sovrintendenza e dite ma lì c'è il Frattura, c'è il Colosseo, perché devono incenerirlo con questa porcheria? Perché il nostro petrolio deve essere incenerito dalle polveri sottili? Perché quelli che fanno la mozzarella e tutte le cose buone devono essere inceneriti da questo signore? Qua fanno la mozzarella, quello qua è. Lo sapete? Ok, maestro. Non ti dicono oggi, ma da Famiglietti, l'archeologa dice abbiamo andato quella sera, attenzione. Emilio Rizzo mi dice, qual è il problema ritornare a una conferenza di servizio per vedere com'è la situazione qui? Significa che se tu ritorni su una conferenza di servizio e al tavolo ci vanno le persone che non sono comprate, dover smentire quello che è stato detto prima. Domanda, chi c'era alla conferenza di servizio, al tavolo precedente della sovrintendenza come archeologo e come architetto che hanno dato l'autorizzazione archeologica per il tratturo e paesaggistica? Domanda. Attenzione, quando io dico, si presenta alla società, viene il carabiniere e mi chiede chi sei, te lo dico, basta che mi dici perché, correttamente. Anzi, te l'ho detto io che stavo qua. La domanda è, ma quando qui hanno cominciato a scavare, qualcuno è andato per chiedere la licenza? Sì. Bene, fammi vedere questa licenza. Guarda, secondo me questa licenza è qualcosa che non funziona. Veramente c'è un passaggio. Abbiamo chiesto ai carabinieri di intervenire sulla c'è un passaggio che non mi torna chiaro. Qual è il passaggio, signore, che non le torna chiaro? È stato dato un parere archeologico, c'è il trattuto. È stato dato un parere paesaggistico, qua il paesaggio è immacolato. Allora vuol dire che qualcuno... E allora, vedi, piuttosto che dire a me o a lei stop all'iniziativa, che non ce lo possono dire, se stoppa loro e si ritorna sul tavolo. Sul tavolo paga chi ha concesso le autorizzazioni. Noi sono 3 anni che al Tribunale di Campobasso abbiamo presentato un dossier che fa paura sull'eolico, non per chiedere la luna. Abbiamo detto, signori, vogliamo sapere, queste sono le autorizzazioni. Vi chiediamo di indagare per sapere se queste autorizzazioni sono rispettose della legge. Dopo 1 anno e mezzo ci hanno chiesto che volevano archiviare il caso e ci hanno dato 880 pagine. Queste sono le nostre indagini, per questo dobbiamo archiviare. Se mandate a vedere le 880 pagine, sapete che cos'erano? Erano la copia delle autorizzazioni, cioè quelle che io avrei potuto avere nel giro di 5 minuti o di un mese, come dice la legge. Allora noi abbiamo fatto opposizione dicendo guardate, non vogliamo sapere se hanno le autorizzazioni, ci mancherebbe che ti mandano pure le autorizzazioni, denunci pure a voi. Voglio sapere dietro le autorizzazioni se c'è il rispetto delle leggi. Per la prima volta è successo che non hanno archiviato, però mo sono passati altri 2 anni e non ci fanno sapere. Ovviamente queste sono i tribunali che vi dicevo. Allora, scusate se ho interrotto, per dire che esistono gli uffici pubblici, ma gli uffici pubblici oggi sono gli stessi soggetti che gestiscono la politica, che gestiscono le società private, e quelli che noi diciamo, i poteri occulti. Si mettono tutti insieme e si fanno bene tra di loro e non si toccano tra di loro. Se oggi c'è una cosa che non deve essere scoperta più di tardi, perché fare esistenza, frattura di ritornare a un tavolo? Dice devo delegare la funzionaria, ma la funzionaria dice io non mi muovo se non c'è l'indirizzo politico. Qual è il problema? Il funzionario dice mi muovo, basta che mi dicono lo devo fare. No, io dico che sbagliano tutte e due, perché il politico dà l'indirizzo senza dire bugia alla gente. Lo stai dando questo indirizzo o no? Lo stai dando o no? Sì o no? È una delle due. Il funzionario, al di là di quello che gli dice il politico, se è un funzionario serio che ci rimette il culo come ce l'ho messo io, va avanti per la sua strada. Perché la legge mi dice che io se lavoro, quei soldi li devo prendere perché sto facendo il mio lavoro, non perché il mio capo mi dice non la fare con la pratica. Se la pratica c'è, la fai.
Allora tutti e due si stanno nascondendo, si stanno reggendo il gioco perché è gioco del potere. Questo c'è, vuol dire che tu domani non sarai manco più funzionario, ti metti a fare lo scandinazzo e tutto ti va bene, perché questo accade ed accade regolarmente. Grazie, voglio essere breve perché hanno parlato persone più autorevoli di me, io sono archeologa e lavoro a Roma. Lavoro a Roma perché nel Molise, se si vuole lavorare, come voi ben sapete, bisogna o dedicarsi a qualcos'altro, oppure nel mio campo, quello dei beni culturali, oppure andare con il cappello in mano a bussare alle varie porte. Siccome a me per proprio deformazione mia personale e professionale non piace bussare alla porta di nessuno, se mi cercano per propormi dei lavori che mi stanno bene li faccio, altrimenti no. Porto la mia brevissima esperienza. Qualche anno fa fui contattata da un imprenditore di pannelli solari, che è un ingegnere che doveva mettere proprio in questa zona un campo di fotovoltaico, e quindi io immediatamente, però diciamo lui chiamò me perché il mio nome gli era stato fatto, forse qualcuno aveva detto vedi che se chiami lei senz'altro viene lì, ti fa la sua bella supervisione archeologica e tu vai avanti tranquillo con il fotovoltaico. Io dissi che ero impegnata a Roma, anche se in quel periodo ero invece in Molise, e non mi presi questa responsabilità perché in questi casi si sa che se l'imprenditore ti paga, tu anche se trovi i bronzi di Riace sotto terra, ci passi sopra e dici no, non ci sono i bronzi di Riace. Per cui per chi non scende a compromessi, soprattutto nel mio settore, è molto difficile lavorare qui. Allora ho il mio contratto all'università a Roma, comunque ce l'avrò, e quando non ce l'avrò andrò con il sollecitino sul trattore a piantare pomodori. Di non guardare sempre al nostro orticello, perché allora le cose si mossero, eravamo a Sepino, al presidio, e un sovrintendente che adesso è sotto inchiesta aveva dato l'autorizzazione a mettere le torri proprio sul crinale della castagna di fronte al sito di Sepino. Questa cosa che voi mi dite qui, che è successa qui, non mi stupisce, mi conferma del fatto che talvolta anche chi dovrebbe tutelare si rende complice di alcune situazioni o involontariamente, perché io non so i dettagli, quindi posso capire anche che sia stato fatto in buona fede seguendo tutte le regole della legislazione, o anche contro legge, come nel caso dell'ex sovrintendente che appunto è sotto inchiesta adesso. Lì furono trovati dei resti di una villa, cose importanti, e quindi il direttore Famiglietti bloccò tutto, e infatti le torri sino ad oggi speriamo che non siano messe mai più. Altra esperienza mia, e la chiudo, in quel contesto fui invitata da un'emittente regionale, ricordo se non sbaglio tutte le regioni, a parlare in un dibattito di questi che vediamo spesso proprio sull'eolico, perché a noi ambientalisti che non siamo ambientalisti, io non mi sento un ambientalista, io mi sento una cittadina, una molisana che lavora fuori ma che ama il Molise. Ci si dice voi siete contro tutto, dite no a prescindere, quando dicevamo vedete che le torri sono un po' troppe, vedete che qui c'è la mano della criminalità organizzata dietro, chiamò il signor Berardo, quello della legge, il delegato all'energia sotto il governo Iorio, e ci disse, ci fu un battibecco fra di noi, lui al telefono, io in studio, perché mi disse che non ero informata. Io portai una rivista di cui sono diciamo nel comitato scientifico, che si chiama Archeo Molise, cioè che raccoglie tutte le cose di storia, di arte, di archeologia di questa regione, e le diffonde anche fuori dalla regione, un gruppo di ragazzi che lavorano ovviamente a titolo gratuito, noi ci manteniamo con gli abbonamenti per stampare la rivista. Su questa rivista c'era un rudere di un monastero sul tratturo vicino a Lucito, un monastero dell'VIII secolo d.C., con le torri eoliche piantate sul tratturo proprio a breve distanza da questo rudere, che è un rudere ma che è una testimonianza storica, pertanto va tutelata, a maggior ragione che sta sul tratturo. Questa persona si mette dicendo che io avevo portato delle carte ma che non ero informata. Quando dissi, caro Berardo, dietro, forse tu ci prendi per stupidi, ma dietro le pale eoliche c'è un business che è tutto tranne il pulito, e c'è la mano lunga della Camorra. Dopo un mese è venuto fuori sul Mattino di Napoli la giornalista Zaia Capacchione, giornalista anti-Camorra, che la ditta che volerebbe e ha fatto le richieste autorizzate da un corrotto sovrintendente che adesso non è più qui in Molise, è stato spostato altrove a fare danni. Si chiama Mario Pagano.
Ecco, il mio nome e cognome. E adesso, se non sbaglio, sono l'intendente Iuri. Ma non sarà mai, voglio dire. Quindi magari farà mettere le torri anche a ridosso della città di Assisi, non lo so, perché per lui va tutto bene. Comunque, non lo so, sono fatti i suoi. La questione del processo se la vede lui. Io non entro nel merito. Però. Scusa. No, scusa, fammi. No, solo e solo questo. Sì, è stato condannato in primo grado per grave nocumento al territorio. Al territorio. Quindi c'è qualche giudice che come voi dire, che ci crede sono, ancora ci sono. Scusa, no, la presentazione. No, ma volevo chiudere questo aspetto. Allora io dissi, ma qui si sente puzza di camorra, forse è il caso di tenere gli occhi aperti. Non è possibile che in un fazzoletto di terra siano state messe già più di 500 torri, 600, e vanno aumentando. Mi dicono che in sovrintendenza sono arrivate richieste che superano i 2000 impianti, cioè il che sono cifre paurose, significa che ogni chilometro di terreno noi potremmo in teoria avere una torre. Voi mi dite, ma cosa c'entra questo con il biomasse? C'entra perché la zuppa è la stessa. Insomma, per farvela breve, Rosaria Capacchione ha scritto, l'impresa che fa capo all'ingegnere, dal detario che ha fatto autorizzazioni date dal sovrintendente corrotto, eccetera, in Molise, sulla Castagna di Sepino, è un prestanome della camorra. Allora, tra me e il signor Berardo, forse chi era male informato era lui, o forse chi ha chiuso un occhio, forse anche tutti e due, era lui, non certo io. Per cui a me non servono le prove, come dire, scritte, a me serve il buon senso. Se vedo che in una regione arrivano autorizzazioni da tutte le parti e si superano i numeri consentiti anche dalla legge, dicevano prima loro che mi hanno preceduta, ormai noi da anni che abbiamo superato il fabbisogno nostro e quindi la copertura nostra a livello europeo del 20-20-20 l'abbiamo superata da molto. Per cui utilizzare, chiudo, questa regione come una discarica, la regione discarica, quello che non fanno in Umbria, in Valle d'Aosta, in Trentino, in Friuli, cioè piccole realtà che però insomma non hanno niente di più di quello che abbiamo noi a livello territoriale, culturale e paesaggistico, lo vengono a fare in Molise. E questa cosa non va bene, ma se si diceva pochi ma buoni, certo, però in questo caso, secondo me, in questi casi la massa critica è importante, perché se siamo 4-5, se siamo 500, saremo gli ambientalisti che dicono di no a tutto e che rompono le scatole. Se si educa la coscienza anche dei bambini, domani saremo qua a fare una manifestazione con i ragazzi, a comprendere il rispetto della terra e a cercare di non piegare la schiena ogni qualvolta ti offrono 100 euro, 50 euro, anche perché pensando al futuro dei nipoti, forse si ottiene di più. Per cui cerchiamo di fare un passaparola, noi come associazione lo faremo, Facebook, internet, email, alla manifestazione del 22 ci deve essere, non ci devono essere 4 trattori in fila e 4 persone che vengono prese per invasati e che dicono di no al progresso. A me è stato detto che noi diciamo siamo degli sciocchi perché diciamo di no al progresso e vogliamo bloccare l'occupazione in Molise. E io faccio giustamente notare che per 4 posti magari che si prenderebbero in queste biomasse, altre 500 persone se non di più andrebbero a casa, perché è chiaro che le pecore elevate, tutti gli allevatori della zona, i caseifici eccetera, se ne dovrebbero scappare, anzi se ne scapperanno, per cui c'è qualcosa che non torna. Per cui io, il mio, ripeto, dalla mia mio burino di vista, il mio punto di vista che porto avanti da tanti anni in queste varie associazioni che il professore Cirino diceva, è questo: cerchiamo di fare massa critica e cerchiamo di essere tanti, ma non soltanto di sbraitare per dire non voglio la centrale, ma di motivare e di conoscere sempre, di documentarci, di parlarne in casa o anche con persone che non sono in Molise, perché comunque è già difficile riuscire a capire, perché loro, come diceva Emilio, sono zuccoli e quindi che le giocano le cose e fanno il gioco delle tre carte, e per noi è difficile riuscire a entrare in queste dinamiche così contorte. Però una volta che si apre uno spiraglio, sedersi intorno a un tavolo, se si hanno delle perplessità si chiede a chi magari le carte le ha viste e poi si fa un passaparola con le persone, con le mamme, con i figli. Voi state facendo cose grandiose da 20 giorni, io purtroppo non sono sempre presente perché sono diventata su Roma purtroppo, però quando ci sono ci siamo, per cui per quello che possiamo fare potrete sempre contare su di noi. Grazie. Sempre qualche cosa che mi viene in mente o comunque viene
prima di tutto, perdonate, ma io devo fare un ringraziamento particolare a questo signore e a quest'altro signore qui. Poi alla fine, attenzione, chi mi conosce sa che sono maledetto. Io non mi appoggio, io non mi appoggio mai a, come dire, non faccio populismo, non mi appoggio alle disgrazie delle persone. Perché chi capisce sa che non è così. Allora lui è una persona che ha gravi handicap, come purtroppo il nostro caro amico. Il problema loro è che non hanno un handicap mentale. E quello è reale. Avendone non solo lui, ma anche nella sua famiglia, senza stare ad allargarci, ha rinunciato, pur avendone necessità, a soldi che gli avevano dato per mettere dei pali olio su soldi. E lui viene fermato nella sua terra. Luca, che veniva tacciato insieme a me per partecipare ad alcune iniziative, perché è fondatore del gruppo Facebook, come Maria Chietro, dice, vabbè, che vuoi che sia, vuol dire, sta, come dire, sta difendendo una propria necessità, no, perché Luca, insieme al papà, che e ringrazio ancora una volta con il CAP, sono stati i primi a contattarmi già molto, ma molto tempo fa, guarda, mi dobbiamo stare all'etta perché sento parlare di campo chiaro sulle centrali. Luca non è solo sulla questione, è sulle centrali, è sui problemi della cultura dove lui interviene, cioè, insomma, voglio dire, questo non è, mi fa piacere, come dire, far capire, se questo si vuol capire, che non siamo di fronte a un handicap mentale, anzi, credo che siamo... Bravo! Famiglie di queste persone, perché lui rinunciandoci si è fatto gioco parte anche delle persone della famiglia che avrebbero potuto dire startene tranquilla, noi stanno bene, si è preso una grossa responsabilità e la famiglia evidentemente però non ha detto niente, vuol dire che sta bene così, la famiglia di Luca sta bene così, nel senso vanno in giro e vengono con me ovunque, ci sta da dimostrare i problemi della, come dire, perché mentre la Capacchione faceva questo, la procura di Campobasso insieme a quella di Segna nicchiava su una denuncia che io avevo fatto per delle minacce che avevo ricevuto. Beh, insomma, te lo voglio dire perché è iniziato il mese scorso, finalmente dopo 2 anni e mezzo il processo, perché hanno individuato coloro che mi avevano fatto le minacce. Beh, attenzione, queste persone non stanno là, sono collegate con là, ma stanno qua. Sono i titolari, non vi serve che vi dico nome e cognome perché basta che vi dico l'azienda, sono i titolari della Molise Trasporti, che trasportava l'eolico per conto dei Caturano, che capisce a me. Allora, mentre Santa Maria fa le ricerche, le nostre procure praticamente fanno finire. Quando siamo andati lì, abbiamo detto, guardate, succede questo, gli hanno fatto dei cazziature e poi loro si sono risentiti e dice, ma perché non venite da noi? Sono anni che venite. Eccetera, eccetera, allega l'articolo della Capacchione, eccetera, eccetera, e sollecita. Ora, questo esposto l'abbiamo fatto doppio, perché così si fa. Siamo andati a Santa Maria, posto blindatissimo, davvero, per chi non lo conosce come me, che non è abituata, sono rimasta così, ho detto, mamma mia, in assetto di guerra sono lì con l'Itra. E abbiamo portato questo esposto, documento, firma, tutto, nome, cognome, soprannome. A Campobasso abbiamo fatto lo stesso, abbiamo detto, se prima che provincia è, ci risulta che sia provincia di Campobasso. Allora, però è ovvio che sta indagando Santa Maria da Povetri, lo porti lì l'esposto, per dire, ci sono dei cittadini che vigilano, abbiamo saputo questo, vogliamo, facciamo il nostro dovere, acquisite questa cosa agli atti, parliamo del 2011, facciamo lo stesso a Campobasso, perché Sepino, anche se indaga un'altra procura, ma Sepino è provincia di Campobasso, dopo un anno, circa 18 mesi, io e la signora siamo ritornati alla procura di Campobasso, per chiedere, scusate, voi sapete, abbiamo protocollato tutto, ci dite che se c'è qualche passo avanti, qualche cosa su quell'ascolto famoso della ditta di Sepino, la Camorra, eccetera. Si sono persi tutto, siamo stati le ore a cercare, signora adesso non so, ma aveva il numero di protocollo. Dico, ma noi abbiamo fatto un esposto con tanto di protocollo, abbiamo seguito l'iter, perché è sempre complicato in questo paese anche fare una segnalazione, che non era una denuncia, era un semplice esposto. Parlammo con un giudice di cui non faccio il nome, una signora che poi è stata spostata altrove. Questa signora ha ascoltato quello che noi avevamo da dire, tutta questa cosa che vi ho raccontato a voi, non ha preso un appunto, forse è un fenomeno della memoria, è come Pico della Mirandola, quindi probabilmente ha tutto, ha registrato tutto, perché è un genio.
non ha preso un appunto, non ha appuntato i nostri nomi. Tu sei un giudice della procura, signora. Hai di fronte dei cittadini, almeno a me hanno insegnato, prendi nome, cognome, un recapito, fatti un post-it, un promemoria, di modo che poi... Noi siamo stati lì a parlare un quarto d'ora, grazie, grazie, arrivederci. Siccome non ci ha fatto sapere più nulla, questo signore ha passato 18 mesi, siamo andati a chiedere all'ufficio protocollo, diteci se c'è qualche novità, noi vogliamo sapere come va, anche perché il dottore Famiglietti, cioè direttore regionale di beni culturali e scientifici del Molise, su questo aspetto l'ha presa molto a cuore e grazie a lui sono stati bloccati una serie di impianti. Quindi volevamo riferire anche a lui che rappresenta lo Stato, quindi il Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo detto dottore, noi abbiamo fatto tutto quanto, ma si sono persi l'incartamento. Per dire con Emilio, scusate se mi sono dilungata, conferma quello che dice. Insomma, Santa Maria l'hanno presa in considerazione, a Campobasso si sono presentati.